自白してるんだろう。だとしたら間違いなく死刑だろう。Sono due i livelli del racconto in The Third Murder. Da un lato la ricerca della verità e il rispetto della legge, strumenti necessari ad un giovane intraprendente avvocato per giudicare un uomo che si è autoaccusato dell'omicidio del proprio datore di lavoro, ma che poi ha cambiato più volte versione dei fatti. Per altri versi, il nuovo film di Kore-eda Hirokazu parla di rapporti intergenerazionali e di nuclei familiari, temi ricorrenti nel cinema del regista giapponese. A intersecare i piani narrativi di un legal movie che esplora le coscienze di tutti i protagonisti sono proprio le diverse età dei personaggi portati in scena. Non solo il consulente legale e il possibile omicida, ma anche il padre dell'avvocato, un giudice che in passato aveva condannato a 30 anni di prigione lo stesso imputato per un reato analogo, salvandolo dalla pena di morte, e la figlia adolescente della vittima. Costruendo molte sequenze su dialoghi che sfumano nel silenzio, in una dimensione sospesa che lascia allo spettatore il tempo necessario per farsi carico dei dubbi giuridici e dell'umanità ferita dei protagonisti, The Third Murder porta nelle aule dei tribunali la riflessione filosofica, arrivando quasi ad un ribaltamento di ruoli tra giudicato e giudicante. È lì, in quella prossimità esistenziale, che il film di Kore-eda rischia di più, tra non detti, vissuti rimossi e sovrapposizioni visive, come nei due volti dell'avvocato e dell'imputato che diventano uno solo, riflessi nel vetro che separa i due nella stanza dei colloqui del carcere. Ma è proprio lì, interessandosi molto più alle relazioni che alle azioni, che il film pulsa di una toccante sotterranea sofferenza che deve fare i conti con la macchina processuale, ma soprattutto con la dignità, il rispetto e il senso di vergogna, i tratti fondativi della cultura nipponica. 3度目の殺人.